Per realizzare questo progetto ci servirà del feltro sul quale andremo a ricalcare la sagoma della mongolfiera, sarà proprio la struttura della nostra mongolfiera. Poi ci servirà tre fantasie differenti di tessuto in cotone per decorare la mongolfiera, dei ricagli in panolenci per realizzare le nostre bandierine, la carta termoadesiva per realizzare le applicazioni in stoffa e del nastro in doppio raso che ci servirà per realizzare il gancio della nostra mongolfiera per poterla poi appendere. Vediamo ora insieme il procedimento di realizzazione. Riporca sul feltro la sagoma della mongolfiera e la base della mongolfiera che troverai sul cartamodello. Una volta riporcate tutte le sagome, procedi al taglio delle schesse facendo molta attenzione. Ottimo, a questo punto iniziamo a preparare il materiale che ci servirà per realizzare la decorazione della nostra mongolfiera. Ci serviranno tre cotoni di fantasie differenti, ovviamente abbastanza vicini a livello cromatico. Se non volete procedere all'applicazione in stoffa, potete utilizzare del panolenci, possibilmente del panolenci stampato con stelline, cuoricini, fiorellini. In questo modo simulerà l'utilizzo della stoffa. Ricordatevi che decoriamo la mongolfiera sia sul fronte che per il retro, quindi ci serviranno due ricagli di stoffa per ciascuna fantasia. Iniziamo ora a realizzare le nostre applicazioni in stoffa. Nel box sottostante il video ti lascio il link diretto relativo al tutorial delle applicazioni in stoffa. Applica il primo strato di carta biadesiva sul retro del cotone da te scelto. Procedi poi nel medesimo modo per i restanti ricagli di stoffa. Ricordati che dovrai avere due ricagli di stoffa per tipologia di fantasia. Perfetto, a questo punto riporta le sagome della decorazione della mongolfiera sulla carta biadesiva fissata sul retro della stoffa. Facendo attenzione, ritaglia accuratamente le sagome appena disegnate. Una volta ritagliate tutte le sagome della decorazione della nostra mongolfiera, ci sarà possibile rimuovere la carta biadesiva precedentemente fissata con l'aiuto del ferro da schiro. Qualora non volessimo procedere alla tecnica dell'appliqué, possiamo sostituire il tessuto in cotone con dei pannolenci stampato, facendo molta attenzione a incollare lo stesso con poca colla a caldo. Prima di procedere all'applicazione delle nostre decorazioni, andiamo a realizzare un'incisione alla nostra mongolfiera, come segnalato sul cartamodello, aiutandoci con un taglierino, facendo ovviamente molta attenzione. Una volta rimossa la pellicola della carta biadesiva, procediamo al fissaggio del nostro ritaglio di stoffa sulla sagoma della nostra mongolfiera, sempre aiutandoci con il calore del ferro da schiro. Ripetiamo poi il medesimo procedimento per tutti i ritagli di stoffa, per i due ritagli di feltro della mongolfiera, che sarà la parte frontale della nostra bomboniera e la parte retro della nostra bomboniera. Una volta fissate tutte le applicazioni in stoffa alla nostra mongolfiera, ci sarà possibile procedere alla cucitura delle schesse utilizzando un punto dritto con l'utilizzo della nostra macchina da cucire. Per realizzare questo tipo di cucitura, consiglio di utilizzare un filo di contrasto, quindi che si riesca a vedere sopra il colore e la fantasia della stoffa da voi scelta.
Rifiniamo ora la base della nostra mongolfiera, quello che è il cesto della mongolfiera. Sempre con un punto dritto, con l'utilizzo della nostra macchina da cucire, scando a circa 3, massimo 4 mm dal margine. A questo punto procediamo all'ultima decorazione della nostra mongolfiera, ovvero le bandierine. Posizioniamole nel centro, nel punto indicato a carcamodello, e scando veramente a pochi millimetri dall'inizio della bandierina, con un punto dritto della macchina da cucire, procediamo alla sua cucitura. Ricordati di dare i punti di chiusura a inizio e a fine cucitura. Le cucicure a risalto delle applicazioni in stoffa e l'applicazione delle bandierine daranno quel tocco di eleganza e di professionalità in più al vostro progetto di bomboniera. A questo punto potrete incollare la base della mongolfiera sfruttando lo spessore del feltro. Mi raccomando, poca colla quanto basta per fissare le parti della mongolfiera. A questo punto, prima di incollare le due parti della mongolfiera, ricordatevi di inserire al suo interno il gancio realizzato con il nastro in doppio raso. Questo ci servirà per poter poi appendere la nostra bomboniera. Abbiamo quasi finito, ci manca di vedere insieme il confezionamento e il riutilizzo di questa bomboniera di design, davvero unica nel suo genere. Come sempre ti invito a visionare il mio video tutorial relativo al confezionamento dei confetti per sapere esattamente come devono essere confezionati. Per questo tipo di bomboniera ci servirà davvero pochissimo: un sacchettino in organza, i confetti contenuti nell'apposito sacchettino alimentare, il bigliettino celebrativo, il tutto legato alla nostra bomboniera a mongolfiera utilizzando, sfruttando proprio l'apertura che abbiamo realizzato in precedenza. Una bomboniera troppo bella per non essere riutilizzata. Grazie al gancio realizzato in nastro doppio raso ci sarà possibile appendere la nostra mongolfiera, inserendo poi i fiorisecchi di lavanda all'interno del nostro sacchettino in organza, realizzeremo un profumatore armadi.